Buongiorno a tutti, oggi facciamo due parole con Danilo Spanu. Sono felicissima, grazie Danilo di aver accettato il mio invito. Classe 1976, piemontese, ma vive a Roma, si è diplomato all'Accademia, ha dopo gli studi continuato a studiare perché ama l'arte, ama la creatività, ama il design e ama anche tantissimo la comunicazione. Lui è co-founder e brand specialist di Banana Splint e la sua mission professionale è quella di creare loghi, loghi unici, loghi indimenticabili, loghi irripetibili e tra l'altro gioca con il suo pubblico, la sua community, la sua rete proprio su questo, per capire se il logo è realmente stato percepito in maniera corretta e le persone lo ricordano in maniera efficace e chiara. Danilo, grazie di aver accettato il mio invito, sono molto molto felice. Grazie a te, e a te, è un piacerissimo. Qual è il tuo, prima del tuo perché, come nasce la tua storia professionale? Allora, nasce un bel po' di annetti fa, proprio tanti, per l'esattezza 25, quando ho deciso, ho concretizzato, diciamo, quello che era il mio sogno di diventare un designer. Ma in realtà la storia professionale nasce allora, ma la storia d'amore verso il design nasce molto prima, perché io sono uno di quei pochissimi, probabilmente, non so se fortunati o sfortunati, ero un bambino un po' strano, e io a 13 anni già sapevo che avrei fatto il designer, io volevo fare il designer, 12-13 anni, cioè dalle medie. E avevo l'unica cosa che sapevo all'epoca era che mi piaceva disegnare, ero bravo a disegnare manualmente. Chiaramente all'epoca non esisteva, diciamo, la computer grafica come la conosciamo oggi. E fino a che, appunto, nelle medie ho avuto una persona che inspiegabilmente all'epoca mi spronava continuamente a intraprendere questo percorso e mi faceva fare dei concorsi di design per diciamo per studenti, giovani studenti, e fino a che a un certo punto vinsi uno di questi concorsi che era proprio sul design per la pubblicità, sponsorizzato da due brand molto famosi, e fui premiato all'epoca, tra l'altro, da una famosissima sportiva, Sara Simeoni, che magari i ragazzi non conosceranno, ma è un mito assoluto, che mi premiò davanti a 15.000 persone al Palazzetto dello Sport a Torino, all'epoca vivevo a Torino, e mi disse: tu hai un talento, devi andare avanti assolutamente. E quindi grazie alla mia professoressa di educazione artistica delle medie, che aveva creduto in me, mi spronò ad andare avanti e mi disse: insomma, se vuoi proseguire, diciamo, su questa strada devi studiare, devi imparare, però ce la puoi fare, devi essere molto determinato, e da lì inizio tutto. Il tuo perché è cambiato nel tuo percorso professionale o si riaggancia a quel periodo, quindi dall'adolescenza e pian piano si è rinforzato nell'età matura? Sì, è cambiato sicuramente. All'epoca, allora, quando decisi di fare il designer, fu un po' un fulmine al ciel sereno per tutti, perché non esistevano all'epoca degli studi specializzati, non esisteva neanche l'università, cioè scienza della comunicazione è nata dopo, cioè, stiamo parlando proprio degli albori. E chiaramente il mio sogno era quello di fare il design, ma non sapevo neanche bene il perché. Mi piacevano le pubblicità, mi piaceva guardare, cioè io ero l'unico che non guardava i film, ma guardava le pubblicità tra i due film. Ti ho detto che ero un bambino strano. e mi piacevano un sacco i simboli.
Cioè io ero affascinato da qualunque simbolo, per dire, quando andavo con mio papà da piccolo in macchina in giro per la città, io mi incantavo a guardare i cartelli stradali, perché mi affascinava il fatto che quel simbolo, quel che grazie a poche, diciamo, a poche linee, no, a un concetto potesse essere espresso in forma così semplice, istantanea, no? Era una cosa assurda, io boh, li guardavo così, infatti. Mi ricordo che quando a 18 anni presi la patente, io la feci da privatista proprio nell'arco di un mese, niente, cioè ho studiato il libro in una settimana, ho fatto i quiz, un paio di quiz, giusto così, poi dato l'esame, zero errori, via, la guida presa immediatamente. Conoscevo tutti i cartelli a memoria, era una cosa pazzesca. E quindi il sogno era quello. È chiaro che poi col tempo ho capito che c'era qualcos'altro. E ti dirò che questa cosa l'ho scoperta dopo 25 anni esatti da quando ho iniziato a lavorare. Cioè, io a settembre, diciamo, del 2022 ho fatto 25 anni di lavoro effettivi, no? Dopo 25 anni, la scorsa estate, ho capito veramente qual era il mio big why, quello che gli inglesi chiamano big why, il perché. Diciamo che ci giravo attorno da tanti anni, in realtà è sempre stato così, ma non gli avevo mai dato una connotazione. Sapevo che era quello, ma non ci avevo mai riflettuto. L'estate scorsa ero in realtà in vacanza, quindi una cosa che non c'entra assolutamente niente, mentre in Toscana, tra l'altro, meravigliosa. E a un certo punto è stato come presente l'unire i puntini della settimana enigmistica, no? Quel gioco lì. A un certo punto ho detto, caspita, cioè mi è apparso tutto chiarissimo in una frazione di secondo. Cioè questo mio spronare sempre anche gli altri, oltre che me stesso, a lavorare in modo etico, a tenere sempre sotto controllo le risorse di qualunque tipo, la sostenibilità, il fare, tra virgolette, la cosa giusta, no? L'essere trasparenti, il mostrarsi per quello che sei e non tramite dei costrutti inutili. Alla fine ho detto, ma sì, cioè poi le mie lotte continue, perché io sono uno di quelli che sì, fino in fondo va avanti anche a costo di perdere i pezzi quando c'è una causa che sposo, no? Ostinatamente, andando contro tutto e tutti. E lì ho capito, era una cosa che ho sempre avuto dentro. Ognuno di noi ha la possibilità di migliorare il mondo, la società in cui viviamo. Non possiamo fare, da soli noi non possiamo fare nulla, però se ciascuno di noi guardasse tutto attorno per sé e quello che ha e le zone limitrofe e tentasse già di migliorare se stesso e quello immediatamente adiacente, se lo facessero tutti, avremmo risolto. E quindi ho pensato, ok, lì ho capito, il mio perché è migliorare un pezzetto alla volta quello che mi sta attorno, grazie al mio lavoro. Quindi creare consapevolezza nei clienti, nei collaboratori e aggiungere, diciamo, confrontarmi con chi ha esperienza anche più di me e trovare insieme la strada giusta. Ed è una cosa che nel corso del tempo io ho sempre fatto, ma l'ho capito solo dopo 25 anni, quindi c'è speranza per tutti, se l'ho capito dopo 25 io. Sono potentissime le tue parole. La cosa che posso mettermi bella che trovo nel tuo racconto è che comunque tu ti sei reso conto che nel tuo comportamento di vita, anche se non conoscevi il perché, la ragione, il tuo atto, il tuo fare era comunque coerente con un tuo sentire. Cioè quel momento della vacanza non è stato un momento di rottura, è stata una consapevolezza. Esatto, esattamente. È l'inconscio che è diventato conscio, ma Sì, tu non è che dici ho stravolto la mia esistenza, no, 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 ho. Oh.
Assolutamente, anzi. Ho proprio chiuso il cerchio, in quel momento ho chiuso il cerchio, ho detto, cioè io ci ho sempre girato, è sempre stato questo, io ho sempre fatto questa cosa, non è cambiato niente infatti, non è che io ho modificato il mio comportamento, è sempre stato così. Ogni volta che c'è una stortura, io mi ribalto, finisco contro, e ci sono delle cause che sento molto mie, e a volte ho anche difficoltà a parlarne da quanto mi prendono, no? Per esempio, ecco, ieri è stata la giornata internazionale della donna, e anche lì, cioè, io mi trovo spesso, no, magari a dovermi confrontare con persone che mancano, magari sono, mancano di consapevolezza, non è una, come dire, non sono in cattiva fede, manca proprio la chiusura del cerchio. Mentre ero al bar, c'era un tizio davanti a me al bancone che a un certo punto c'era un sacco di gente, questo si gira, c'erano, vabbè, un po' di gente, colleghi, colleghe. Questo gira fa, ah, mi raccomando, ah, ok, auguri a tutte le donne. Cioè, non devi dare, non c'è niente da festeggiare oggi, non devi dare gli auguri, non sono auguri, non è una festa, è una ricorrenza, ma non si festeggia. Cioè, in questa sfumatura, lui l'ha fatto ingenuamente, anche in buona fede, ma è tutto qui, è tutta la consapevolezza è tutta qui. Condivido, quando ancora è una ricorrenza, giustamente, ha utilizzato un termine che è perfetto, e quando ancora ci sarà una mimosa che gira, avremo tutti perso. Io dico, almeno che si fermino i femminicidi, io questo perché non mi riesco a capacitare del fatto che certi fenomeni di violenza, di sopruso, di morte, ci siano ancora nel 2023, c'è tantissimo su cui dobbiamo lavorare. Tanto, veramente. E come adesso abbiamo fatto un esempio, ma ciascuno di noi ha la propria causa, no, da sposare. L'importante è avercela. L'importante è perseguirla, perché c'è sempre la... poi qui si cade in un tranello pericoloso, no? Quando tu dici, io sposo questa causa, arriverà sempre qualcuno a dirti, ma tu perdi tempo con questo quando c'è quest'altro, no? Ma cosa te ne frega te di sta roba quando ci sono cose più importanti? Ci sarà sempre qualcuno che verrà a dirti che c'è una causa più importante. Ma non è vero, sono tutte importanti, ciascuno di noi sposa la propria e nessuno ha il diritto di dirti che una è più importante dell'altra. La cosa importante è che tu credi davvero in quella causa e vai fino in fondo. E io in questo sono abbastanza, sono veramente anche all'eccesso, se vogliamo, alcune volte, però non ci posso fare niente. Ne ho parlato con tutti, con le persone, con i miei cari, con le persone che mi stanno vicino, che mi dicono, ma tu sei esagerato, non puoi fare la guerra al mondo, ma non è una guerra. Dico, io sono fatto così, non ci posso fare niente. E mi devi accettare così come sono, purtroppo. Con questa consapevolezza sto decisamente meglio, perché ho imparato ad accettarmi. Danilo, tu ti occupi di comunicazione. Ti voglio fare una domanda che è un po' forte. Un po' forte, io mi piace poi porla e ragionarci sopra insieme anche ai content creator, perché me la sono fatta anch'io. Chi si occupa di comunicazione, secondo te, ha il timore di non arrivare e di non essere ricordato? Cioè, c'è una paura di sottofondo che è come se si volesse riempire un pochino il vuoto, si temesse anche quella che è la caducità della vita. Cioè, adesso siamo qui, domani non si sa, e allora se dobbiamo lasciare un segno, seppur piccolo, tentiamo in tutti i modi di arrivare. Sì, secondo me c'è un problema legato proprio alla sovraesposizione. Cioè, prima dell'avvento, diciamo, del digitale. No, scusami, perdonami, perdona Danilo, no?
forse mi sono espressa male io, quello che ti volevo chiedere è, secondo te il bisogno di comunicare è bisogno che serve prima di tutto per se stessi, per la necessità di darsi agli altri? No, 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 non credo sia questo, no, o almeno non nella maggior parte dei casi no. Esiste anche una parte di persone, ma non solo professionisti, che ha questa esigenza di comunicare qualcosa, qualcosa che ha dentro, ma è una nettissima minoranza, perché quello di cui parlavamo prima, cioè per comunicare ciò che sei devi essere trasparente, cioè devi tirar fuori qualcosa che solo tu puoi conoscere, a meno che non ne parli con qualcuno. E questo ti, in qualche modo ti rende vulnerabile, no? Ma è anche contemporaneamente anche la tua forza, perché in questo modo mentire diventa inutile. Se tu sei sempre te stesso, non puoi mentire, non c'è bisogno di mentire, anche perché oltretutto per essere un bravissimo bugiardo devi avere anche una grandissima memoria. Cosa che io non ho per niente, cioè proprio è la mia, però io non mi ricordo nulla, non mi ricordo i nomi, non mi ricordo i numeri, cioè sono un disastro per la memoria, mi scrivo tutto, senza calendar di Google sarei morto. E, nella stragrande maggioranza dei casi, ma adesso non so darti una percentuale, ma è veramente altissima, comunicare è apparire. E questa illusione è stata centuplicata dal digitale. Il famoso quarto d'ora di celebrità di cui si parlava negli anni 80, quando ti buttavano sul palco del cabaret, avevi un quarto d'ora per colpire qualcuno o magari un potenziale manager, adesso è diventato 30 secondi, 20 secondi, 10 secondi, un meme di una gif di 3 secondi. È sempre meno il tempo che hai di colpire, e quindi l'essere te stesso in 3 secondi non puoi veicolarlo. Quindi cosa devi fare? Devi tirar fuori qualcosa che colpisca, a prescindere, un ceffone, un pugno, un tipo di comunicazione che è andata via via sempre più accentuandosi, e le persone si sono adeguate. Quindi ora tu, quando comunichi, non sei più te, sei la versione che tu pensi. Accelerata, sì. Esatto, sì, esattamente. E quindi diventa impossibile scavare perché tutti vogliono fermarsi alla superficie, perché abbiamo talmente intasato, no, nella vita degli altri di contenuti, che ormai non c'è più il tempo di approfondire. Quindi paradossalmente chi emerge, secondo me, è proprio invece chi resta se stesso. Perché nel polverone, una volta che si è abbassato il polverone che si tira su per qualsiasi cosa, chi resta è solo chi è autentico. Anche perché, tra l'altro, per poter mentire efficacemente devi essere anche un grande attore. E io non vedo tanti Marlon Brando in giro. Anzi, veramente non ne vedo neanche uno. Cioè, ce n'era uno, ma era lui l'originale, e non c'è più. E non ne vedo altri. Fantastico. Fantastico. A proposito di digitale, che cosa pensi del supporto che la tecnologia può dare alla tua professione? Cioè, ti viene in mente in qualche momento del tuo percorso professionale che ti sei fermato e hai detto, cavolo, se avessi gli strumenti di 20 anni fa? Sì, è chiaro. Ti confesso una cosa, che in realtà, vabbè, ti ho già detto, come abbiamo già detto prima, quando ho iniziato io praticamente non esisteva neanche scienza della comunicazione, quindi figurati. E si faceva design con i primi Macintosh, che erano delle cose assurde, che costavano un
una fracca di soldi e che pochi potevano permettersi. Chiaramente io ho iniziato con i Macintosh all'epoca e le possibilità si sono moltiplicate, nel senso che la tecnologia ci ha dato la possibilità di fare le più cose più velocemente. Io ad esempio sono un pigro digitale, ho comprato, anzi a un certo punto ho chiesto alla mia compagna, gli ho detto ti prego regalami una tavoletta grafica perché devo vincere questa mia reticenza, questa mia avversione nei confronti della... perché a me piace la matita, la gomma, mi piaceva disegnare. Ha funzionato, devo dire, mi sono applicato e poi ho superato questo gap. Però è anche vero che la tecnologia ci ha dato sì più opportunità e anche più velocità, ma questa velocità non basta mai. Ne vogliamo sempre di più. Cioè, quello che prima facevamo in un mese, poi è diventato una settimana, un giorno, adesso è un'ora, 10 minuti. Pretendiamo che la creatività sia istantanea, che qualcun altro lo faccia per noi addirittura, come ad esempio l'intelligenza artificiale. Ora, che succede? Che deve esserci un limite in tutto questo. Non, per quanto io sia d'accordo che è giusto dare comunque la possibilità, anche perché la tecnologia non si ferma. Rudy Bandiera dice che è impossibile fermarla, fermare il progresso, perché è come fermare un'onda, è come fermare il mare con le mani, non ci puoi riuscire, non è possibile. Devi solo riuscire a cavalcare l'onda senza farti troppo male quando ti butta giù. Ma è anche vero che questa... Salutiamolo, Rudy. Sì, cioè Rudy, grande, grandissima fonte di ispirazione, tra l'altro uno dei miei principali ispiratori all'epoca, ci conosciamo da un bel po' di tempo. Ed ecco, purtroppo questa continua ricerca della velocità ci fa proprio perdere l'attimo, cioè noi non riusciamo più a trovarci, a riflettere per un secondo, fermarci e dire, guardarci attorno, ma cosa sto facendo? Non è giusta questa cosa? No, noi ci buttiamo, è diventato tutto instant marketing, no? Il real-time marketing dei brand, dove lo stagista di turno neanche si fa approvare la grafica, la butta sui social e fa una cagata pazzesca, si può dire cagata? Può essere liberissimo. Qui hanno anche fumato, durante l'intervista, quindi qua è tutto free, siamo in okay. Chi ci può vedere ci vede. Ok. E poi succedono i casini assurdi, no? Poi tempesta, la famosa shitstorm, no? Da tutte le parti, dovuta a questo, alla velocità di esecuzione. Allora, quando tu hai l'esperienza, hai tanta esperienza, nel senso che hai conosciuto le regole della comunicazione, le regole del marketing, dopo che hai finito di studiarle, le conosci a menadito, ricomincia e le ristudi di nuovo, le ristudi, poi le studi un'altra volta e poi un'altra volta, così per una venticinquina, trentina di volte. Quando sei praticamente sazio, cioè che veramente potresti recitarle a memoria come l'infinito di... Leopardi, sì. A quel punto, sì, Leopardi, a quel punto puoi permetterti di trasgredirle, ma è una licenza che veramente puoi permetterti solo quando sei arrivato ad un livello veramente elevato, e questo vale per tutto, anche per la tecnologia. L'intelligenza artificiale va governata come tutte le altre cose, deve restare la mano dell'uomo, ma noi non vogliamo questo, noi vogliamo che lei pensi al posto nostro. Di questa cosa te ne accorgi se leggi i titoli dei giornali. Qualche giorno fa è uscito un titolo dichiaratamente clickbait, dove si diceva che Coca-Cola è il primo brand al mondo ad aver, attenzione, nel titolo c'era scritto così, soppiantato i creativi. Cioè Coca-Cola ha soppiantato i creativi con l'intelligenza artificiale, copywriter, designer, niente, fa tutto l'intelligenza artificiale. Non è vero,
Non è così. È una cagata, è una stronzata. Perché non è successo questo. È successo semplicemente che ha introdotto l'intelligenza artificiale, chiaramente, a vari livelli, ma dietro comunque c'è sempre la mano dell'uomo. Non ha licenziato tutti i copyright, anche perché è una stronzata. Coca-Cola ha centinaia di agenzie sparse per il mondo che si occupano dell'advertising. Chi deve licenziare? È una fesseria. Però noi vogliamo questo, vogliamo che la tecnologia ci sostituisca, perché così noi ce ne possiamo andare al mare. Non accadrà mai. Questa cosa qui non accadrà mai. E se mai dovesse accadere, se dovesse accadere, se ci suonano la porta, è meglio guardare dallo spioncino, non sia mai ci sia un Terminator. Perché allora vuol dire che veramente siamo messi male. Quello che non ha fatto il Covid. Esatto, finisce qualcun altro. Finiamo come l'agente Smith di Matrix, no? Dei virus con la cura. Danilo, fantastico. Tra l'altro, le tue riflessioni le condivido appieno e mi hanno fatto pensare a una frase che ha detto una persona tempo addietro, che diceva: quando non c'era internet, non c'erano i cellulari, esisteva la noia nelle case. Cioè, oltre alla televisione e ai libri, o uscivi, ti facevi una passeggiata, oppure stavi in una stanza, ma riuscivi ad annoiarti. Ti giuro, mi dispiace non ricordarmi chi ha detto questa frase, ma sostanzialmente il succo era: la noia alimenta la creatività. Perché solo tu, nel momento in cui hai la tua mente libera, perché non sei condizionato, non sei occupato da nulla, infatti i social servono per passare il tempo. Ma perché siamo sui social? Perché siamo annoiati anche dalla nostra stessa realtà. È vero, è vero, è vero. Guarda, Invece se non avessimo quel prolungamento della mano destra-sinistra, cioè noi avremmo tantissimo tempo libero, e la nostra mente creerebbe la qualunque. sì, e infatti, ecco, infatti ti dicevo, quando parlavamo prima del Big Y, questa cosa mi è successa mentre ero in Toscana, immerso in una jacuzzi sotto le stelle, a cielo aperto. Così, in mezzo al nulla, in mezzo alle colline toscane. Quindi, per dire. Che rapporto hai con Roma? Allora, abbiamo litigato diverse volte, cioè litighiamo spesso in realtà. È un po' un amore odio, più odio che amore, nel senso che probabilmente ci siamo tutti e due un po' sulle balle. Però, diciamo, è una convivenza più o meno pacifica. Non ci siamo ancora eliminati. Roma è una specie di megalopoli, con i tram che vanno ancora a gettoni. Quindi è un continuo controsenso. Però diciamo che per ora la tollero. Per ora. È uno spazio fertile per la tua creatività? Assolutamente no. No, infatti come posso fuggo. In Toscana, ma non solo, io sono in realtà vivo proprio sotto la collina di Frascati, quindi quasi Castelli Romani. Da casa mia, praticamente in 10 minuti sei immerso nei boschi che neanche la foresta di Fangorn del Signore degli Anelli. Quindi è proprio, io sono ad un passo, vivo proprio come dire, nel limitrofo a quello che io mi rilasso solo quando sono immerso nel verde, nella natura. Mi piace proprio il lasciarmi andare. Il verde mi rilassa, mi ispira, mi stimola tra l'altro anche la mia creatività. Quindi poi ci sono anche delle eccezioni, per dirti, moltissime idee mi vengono quando sono al supermercato. Infatti io a fare la spesa ci metto 6 ore, perché giro per gli scaffali, guarda, oh, che figo questo, che figo qui. Guarda questa linea nuova che ha fatto sto brand, guardo il packaging del riso. Cioè io scelgo il riso in base al packaging, solo in base al packaging, che di solito tra l'altro è quello che costa di più.
quando lo scelgo. L'umanità, le persone sono fonte di ispirazione, te lo dico perché io oggi ho avuto una chiacchierata divertentissima con una signora al banco Salumeria, ma cioè era così simpatica, frizzante, poi una signora che aveva avuto tra gli 80 e 90 anni con questo rossetto rosso, cioè abbiamo fatto due battute, io mi sono divertita e ti giuro mi diverto a osservare molto le persone. Non quando cammino, perché io quando passeggio ho un ritmo abbastanza veloce, sono immersa nei miei pensieri, ma al supermercato io guardo tantissimo le persone, non so perché, è forse un ambiente che non illuminato dalla luce del sole e io mi perdo a osservare i comportamenti delle persone. Tu solo sugli oggetti ti soffermi e sul loro packaging? No, allora, vabbè, quella è deformazione professionale, nel senso che io ho una predilezione proprio per il product design, anche se non me ne occupo solo in parte, perché poi mi occupo anche di packaging, quindi è ovvio che il mio occhio viene attirato. Però più che dalle persone che mi circondano e che non interagiscono con me, io sono attirato da quelle che invece interagiscono, dalle interazioni che si creano spontanee, soprattutto quelle che non dipendono da me. Cioè io tendo a osservare tantissimo come le persone si rapportano a me. Diciamo, poi occupandomi di branding è chiaro che la parte, diciamo, di customer care è molto marcata, perché la reputazione del brand passa anche dalla soddisfazione del cliente, no? E quindi dai servizi, dall'efficacia dei servizi, ma anche da una cosa che è alla base di qualunque relazione umana, la gentilezza. La gentilezza è dovuta a chiunque, a tutti, anche soprattutto a uno sconosciuto che magari hai incontrato per la prima volta, figuriamoci a un cliente. Che, tra l'altro, io sono assolutamente convinto che oggi sia la vera rivoluzione, sia proprio la gentilezza. Sono assolutamente convinto. E quindi tendo a osservare il comportamento degli altri, e a volte faccio anche il finto scemo, no? Questa è una tecnica efficace, non so se l'hai mai utilizzata, ma ti garantisco che è perfettamente efficace per scovare gli imbelli. Quelli che dicono, quelli che ti vogliono per in qualche maniera convincere, no? Pensando che tu chissà da dove arrivi, da Marte probabilmente, e allora tu gli fai parlare e io li guardo così, li osservo, a volte li faccio parlare per, a volte anche per 20 minuti, mezz'ora, poi dopodiché gli dico che lavoro faccio e quelli ci restano un po' così. Ecco, per esempio, un'altra cosa, una cosa che detesto, non so tu, ma io vado pochissimo nei centri commerciali, perché non amo molto la confusione, ovviamente, però quando vado mi piace anche andare ogni tanto a fare shopping, anche se io andare con me a fare shopping è totalmente inutile, perché io quando faccio shopping non sono un essere umano, sono praticamente un cecchino. Cioè, io entro in negozio e da 200 metri di distanza vedo che nello scaffale c'è un maglione, una camicia, una giacca, un giubbotto che mi interessa, vado lì, scelgo la taglia, lo provo, mi piace, vado in cassa, lo compro, esco. Fine. Quindi è totalmente inutile uscire con me, diciamo, a fare shopping. Però al centro commerciale ti capita, no, quei ragazzi che sono messi lì nei chioschetti mentre tu stai parlando di cosa mangiare la sera o di dove uscire con gli amici, ti interrompo e dico, ma lei ha un contratto di energia e gas? Ecco, io lì do veramente il meglio di me. Cioè, lì, di solito le persone, se con me c'è qualcuno, si vergogna, proprio si nasconde, scappa, perché cioè, do le risposte più assurde possibili, vedo che l'altra persona mi guarda e dice, questo qui è matto. Tipo una volta uno mi fa, ma lei vuole cambiare il suo piano telefonico? E gli ho risposto, no, guarda, non fumo, e sono andato avanti. Oppure un'altra volta uno mi ferma, mi fa,
Guarda, abbiamo diciamo un'offerta per i clienti di tale brand. Ho detto, guarda, no, sono già cliente. No, ma io volevo dirle che, già cioè, ho cominciato a parlare e io l'ho fatto parlare dopo un po', mentre parlava, gli faccio, guarda, ok, non sei passato, mi ha mandato qui il tuo capo. Mi spiace, però purtroppo questo approccio non va bene, quindi non possiamo rinnovarti lo stage. Oddio, e la reazione bianco. Bianco, morto, morto completamente. Cioè, Ma e è poi. millantato di essere un auditor praticamente, uno che fa proprio Sì, esatto. l'ispettore, diciamo. Poi, però mi sono fermato e ovviamente poi l'ho rassicurato e ho detto: guarda, no, non è vero. Però di al tuo capo che il marketing che interrompe non funziona più. Non puoi scassare le palle alla gente al centro commerciale che sta facendo altro, fermarla e dirgli ti interessa. Cioè, questa roba qui non funzionava negli anni Ottanta. È una cosa trita e ritrita, cioè, ma a chi puoi fregare un anziano, una persona che magari non, ma neanche. Non funziona più queste cose. Ecco perché la famosa, cioè i call center, cioè tu pensa a quante telefonate riceviamo, no? Ogni giorno. Io ormai non rispondo più a nessuno. Cioè, quando qualcuno mi dice ti chiamo, io chiedo il numero, non per una questione di sfido, ma proprio perché così me lo segno e quando mi chiamano so che è tizio. Tra l'altro io ho registrato il mio cellulare nel registro delle opposizioni, continuano ancora ad arrivare. Anch'io. Sì. Qui ovviamente tutti bloccati, cioè la chiamo per blocco. Mi metto però anche nei panni di delle persone che in un qualche modo si ritrovano a fare questo lavoro e dico, caspita, ma deve essere veramente frustrante Sì, che di è vero. continuo qualcuno ti metta giù o ti mandi a quel paese, eccetera. Qualcuno a bocca anche, qualcun altro invece ha delle reazioni un attimino Purtroppo sì, però colorate. è anche allora io mi metto anche nei loro panni, però ed è vero perché Però dietro ci avete scassato, però vero? veramente c'è cioè, oh raga, basta, non se ne può più veramente, non, cioè, non voglio andare a vivere in Tibet, altro che in Toscana. Danilo, a proposito per ritornare al tema dei loghi. Hai mai pensato di revisionare qualcosa che hai fatto X tempo fa? Un logo in cui non ti ritrovassi e dicessi adesso con la maturità del 2023 questa cosa la farei diversamente? O c'è qualcosa che invece fatto con quel sentiment, quella freschezza resta comunque efficace, autentico, nonostante insomma, la professionalità si conquista negli anni. Allora, questo è un argomento veramente hot, proprio caldissimo, nel senso che sì, cioè mi capita continuamente. Proprio non, anzi, ti dirò di più, io non ho mai pace quando lavoro, perché più tempo passo sopra un progetto. E più lo perfeziono. Cioè, presente mi sembra un po' l'immagine è quella di un falegname, no? Che è sempre lì a piallare, a smussare, a lavorare con gli utensili, no? E perfeziona sempre di più quella cosa, fino a che a un certo punto, probabilmente, gli interventi si fanno veramente microscopici, no? Quindi magari davi una piallata al minuto, poi diventano una ogni 5, poi è una ogni 10, ogni 20 minuti. Cioè diventa una ricerca ossessiva della perfezione che non porterà mai da nessuna parte, perché non sarà mai perfetto. Quindi mi devo dare proprio un limite, un termine. Cioè ecco perché quando spesso e volentieri un cliente mi dice, mi contatta per un progetto, e dico ok, tempistiche. Quanta fretta hai prima di tutto? Se mi dice che ha fretta, lo saluto immediatamente. Dico, guarda, no, hai sbagliato persona. Io sono uno che fa le cose con calma, ma ci dobbiamo dare un limite. Ma il limite non è per lui, è per me. Perché se io non smetto, quella roba lì va avanti una vita. Per dirti, adesso, proprio recentemente ho fatto un piccolo restyling del mio personal brand e del logo, del mio logo.
è cambiato, diciamo, concettualmente è cambiato parecchio. Non è cambiato molto da un punto di vista stilistico, ma è cambiato parecchio. Ma io sono convinto che se lo vado a riprendere adesso e sono passati 2 mesi, sicuramente trovo qualcosa che vorrei cambiare, migliorare. Ed è così sempre. Perché c'è sempre qualcosa, un'intuizione, c'è sempre qualcosa che vedi dopo che non... Allora ti devi dare un limite. Però mi è capitato di farlo, mi è capitato di farlo anche con un cliente. Una volta stabilito proprio il logo definitivo e quindi la brand identity, ci ho ripensato, l'ho ricontattato dopo, forse in realtà il lavoro doveva essere quasi pronto, quindi dopo un paio di settimane mi è capitato, l'ho ricontattato e gli ho detto: guarda, non... dobbiamo rifarlo. E mi fa: no, ma perché? Mi fa: guarda che mi piace, è bellissimo, guarda, cioè fidati, mi piace un sacco. No, 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 dobbiamo rifarlo, non va bene. No, ma ti garantisco che va bene, mi faceva, no, 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 non va bene, non è, cioè, non abbiamo fatto il 100%. E lui era stupito di sta cosa, dice, ma, detto, guarda, mi prendo io la responsabilità, dammi altre 2 settimane e fidati. E dopo ha capito, quando l'ha visto. Hai utilizzato una bellissima parola che è ossessione, che a me piace tantissimo quando si tratta di creatività e si tratta di lettura di noi stessi. Perché poi noi con il nostro prodotto anche diciamo chi siamo. Vorrei chiederti una cosa, Danilo. Il parere degli altri. Hai dei collaboratori, delle persone fidate a cui ti rivolgi? Oppure non ascolti nessuno? Assolutamente sì. Allora, i feedback sono fondamentali, anche perché dopo un po' che quando stai su una cosa per tanto tempo, prima di tutto mai consecutivo. Cioè, infatti il mio lavoro rispetto a quello di magari di altri creativi, copy e via dicendo, è un po' particolare perché io non posso lavorare consecutivamente sullo stesso progetto per 2 mesi. Non è possibile, perché perderei l'obiettività. Io ho bisogno di iniziare, diciamo, una volta che hai buttato giù le idee, di buttarle giù e poi lasciarle lì e distaccarmi. Vado a fare altro, qualunque altra cosa, anche un altro lavoro, la lascio lì, la fermo lì, faccio altro e ci ritorno dopo un po'. Quando ci ritorno c'è sempre qualcosa che mi ero perso, che non avevo visto e via dicendo. E questo è sicuramente il primo feedback, ma non solo. Anche con gli altri, cioè nel senso, spesso e volentieri, poi chiaramente io con Banana ho il mio gruppo di creativi, è un collettivo di creativi, quindi siamo tutti creativi, anche se facciamo cose diverse, con i quali mi confronto e quindi ricevo, do e ricevo tanti feedback, proprio in pieno spirito collaborativo. Però c'è in assoluto una persona della quale io mi fido ciecamente e che vede qualunque cosa io faccia, sempre, continuamente, niente esce dalle mie mani o dal PC in questo caso, senza che lei lo veda, ed è la mia compagna. E tu dirai: ma perché lei è una designer? No, ma lei, se faccio qualcosa che fa cagare, mi dice: fa cagare. Cioè, è di una brutalità. Ma mi viene da dire che, per ritornare al tema della verità e della trasparenza, voi abbiate giustamente impostato il vostro rapporto su questo valore, ed è fondamentale. Esatto, che poi è quello che dovrebbe fare qualunque professionista quando... Perché tu, io lo dico sempre ai clienti, io non ti darò mai quello che vuoi, ti do quello di cui hai bisogno. Se tu vieni da... Che può essere ben diverso. Ecco. Sì, può essere anche l'opposto, può essere anche l'opposto. Io sono uno dei più bravi in assoluto a mandare via i clienti. I clienti vengono da me e mi dicono: ciao, mi serve un logo. E io rispondo: e chi te l'ha detto?
iniziamo a parlare, loro sono convinti, diciamo, diciamo delle loro idee. Quando abbiamo terminato, io li saluto e non ho preso il cliente. Cioè, praticamente li mando via tutti. Ma perché? Perché quando capisco che dietro la loro richiesta non c'è un'idea, non c'è un progetto, non c'è una vision, quella che chiamiamo vision, l'imprenditore deve avere la vision. Non posso essere io a dargliela, io posso aiutarlo a svilupparla, ma se non ce l'ha lui, io non posso farci niente. Se dietro il progetto non c'è una vision, io non posso lavorare per te perché ti ruberei i soldi e a me del tuo bonifico non me ne frega niente. Io voglio che tu sia soddisfatto perché il lavoro è efficace, perché porta i risultati in base agli obiettivi di comunicazione che abbiamo definito insieme. Altrimenti a me non interessa, perché tu così avrai speso un fracco di soldi per una cosa che magari è anche bella, ma non è efficace, non ti serve a niente e tra un anno andrai in giro a dire: ah, ma io lo sapevo che erano soldi buttati per il logo. Ah, ma lo sapevo, sta cosa della brand identity non serve a niente. Ah, ma sto pelato qua, mi ha preso un sacco di soldi, non è servito a niente. Sempre lo stesso discorso. Quindi sono più quelli che mando via che quelli che prendo. Non so Però se questo. quelli che prendi poi ti sono attaccati e Sì. parlano bene di te, ma è giusto anche così, nel senso, dietro al logo c'è una storia, c'è un racconto, come mi piace dire, e non è uno schizzetto con dei colori e delle linee, No, no, ecco. assolutamente. Anche perché quando si parla di logo, spesso e volentieri, in realtà impropriamente, spesso il cliente non si rende conto, ma le persone comuni, chiunque, chi non fa questo lavoro, non ci si rende conto che dietro, che il logo è solo una delle caratteristiche della brand identity, cioè la marca ha tutta una serie di codici che vanno perfezionati, sviluppati, progettati e resi coerenti tra loro, ma soprattutto memorabili. Quindi il logo è, sì, esiste, ma è solo la punta dell'iceberg di quella che noi chiamiamo brand identità di marca. L'identità è l'insieme, è un sistema di diciamo, Delle comunicazione che riunisce tutte queste cose. Quindi ecco, il logo non è mai solo il logo. E tante questa. parole, bravo, bravo, grande. Danilo, stiamo arrivando alla fine. Un obiettivo del tuo 2023, se un obiettivo c'è. Allora, sì. Un obiettivo c'è sicuramente, a parte andare via da Roma, che quello, vabbè, quello è logistico, però l'obiettivo è quello di rallentare. Io ho investito tantissimo tempo, vabbè, ora comincio ad avere una certa, quindi quando si cresce non hai più tanta voglia di correre, no? Non tanto, non hai il fisico, ma non hai neanche più tanta voglia. Io ho fatto uno degli errori più grossi che ho fatto, diciamo, nella mia vita è stato farmi trascinare dall'entusiasmo quando le cose hanno iniziato a girare bene, no? Dici, vabbè, ora devo sforzarmi, è solo un momento, devo tenere duro adesso, ma poi, no? E così il momento diventa una settimana, poi diventa un mese, poi diventa un anno, poi diventano 5 anni. È un momento. È vero che ci sono dei momenti in cui devi tenere duro, ma è anche vero che non deve questo. Cioè, è bello quando sei gratificato, quando i clienti ti chiamano e ti dicono: io ti ho chiamato non perché mi serve un logo, ti ho chiamato perché voglio lavorare con te. È bello, ti gratifica, ti senti, come dire, importante, ma se ne accumuli troppa di questa roba qui, poi finisce che perdi di vista le altre cose, ma soprattutto perdi di vista te stesso, perché io ho passato, diciamo, dei momenti anche brutti, sono stato anche male proprio fisicamente, cioè il mio fisico a un certo punto mi ha detto: oh, basta, ti devi fermare. E allora ho detto: ok, allora
non mi devo fermare, ma devo rallentare. Cioè, io devo trovare, voglio un ritmo che sia sostenibile per me, che mi permetta di fare le cose che mi piace fare. Lavorare, avere chiaramente il macellaio vuole i soldi, non vuole gratificazioni, quindi è chiaro che la gratificazione è anche economica, però soprattutto vivere diciamo, il mio tempo come meglio credo. Il mio tempo devo gestirlo solamente io e per fare questo devo per forza di cose rallentare, quindi sicuramente guadagnerò un po' di meno, sicuramente magari andrò, che ne so, in vacanza, andrò meno in vacanza, farò meno weekend fuori, andrò meno al ristorante, non mi interessa, però voglio godermi il tempo che ho facendo le cose che mi piace. E quindi questo può accadere solo rallentando. Questo è il mio obiettivo proprio per il 2023. Ci sto arrivando. Lo auguro davvero. Una domanda personale, Danilo. Che bambino sei stato? Mamma mia, un rompicoglioni di prima categoria, proprio insopportabile. Precisino, testardo, 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 testardo l'ho detto, ma incredibilmente allegro però anche, ridevo sempre, Sì, cantavo. ma si vede che sei uno di brio, ecco. Io ho iniziato, ti dico solo che io ho iniziato a parlare a 11 mesi e a cantare a 13. Urca, wow. Cioè, alle 13 io ho una mia mamma che registrava le cassette le musicassette, no? Dove io a due anni cantavo Gianna Gianna di Rino Gaetano con una fluida proprio come se fossi a Sanremo. Era un bambino molto curioso, curiosissimo di qualunque cosa. Quindi testardo sicuramente, ma curioso. Mi guardavo attorno, volevo sapere come funzionavano le cose, perché le cose andavano così. E stranamente, tutta questa curiosità che noi adesso diciamo ai bambini devono giocare perché bisogna spronarli ad allenare la loro curiosità, no? E quindi devono giocare. Devono giocare, ma non significa che devono avere un'intera stanza di giocattoli, no? Io da piccolo avevo due giocattoli. Le macchinine mi piacevano perché mi piacevano proprio, sai, all'epoca c'erano le Majorette, quelle macchinine piccoline. Ma fondamentalmente io avevo solamente un gioco, il Lego. Basta. Solo il Lego e me lo conservo ancora oggi. Ogni tanto, se mi vuoi far felice oggi con 10-15 euro, mi compri un kit Lego da montare e io torno bambino praticamente. Guarda, mi hai ricordato quando ero piccolina, il mood del divertirsi con poco ce l'hanno avuta, è stato adottato anche dai miei genitori. Poi io sono la seconda di tre figli, quindi mia mamma diceva: il gioco che compro una, ve lo gestite tutte e tre. Insomma, quindi erano pochi i giochi, ma non per una questione di economica, di risparmio, perché quello c'era, pochi vizi. E mi ricordo da bambina che noi giocavamo anche con le formiche, con le lumache, perché i miei abitano in una villetta con il giardino, con i rametti di legno. Cioè, e quello che dici tu, allenare la creatività, la fantasia, con poco i bimbi sanno divertirsi. E grazie a Dio che siamo cresciuti senza vedere degli smartphone o di tablet, guarda, sarebbe stata una Mamma ruina. mia, veramente, sì, assolutamente sì. Sono contentissimo di questo, guarda, anche perché poi mi rendo conto che, sempre tornando alla sovraesposizione, che tutta questa roba veramente ti confonde. Cioè, se io fossi nato oggi, un bambino che nasce oggi, nel 2023, e cresce in mezzo a sto casino, ma poraccio, non è neanche colpa sua. Non bisogna tanto demonizzare i giovani, siamo noi che gli abbiamo inculcato sta roba. Mica l'hanno inventato loro lo smartphone, l'abbiamo inventato noi. Però Quindi arriverà qualcuno a citofonarci un giorno. sì, è sicuro. Io dico sempre: mi raccomando, lo spioncino prima di aprire la porta, perché non si sa mai. Danilo, io ti ringrazio di queste due parole, sei stato magnifico, è stato davvero un piacere e
Io mi sono sentita come a casa, nel salotto di casa tua, fare due chiacchiere, sì. Veramente, spero lo stesso anche tu. Anche io, sì, è stata una fantastica chiacchierata. Ti ringrazio, grazie a Danilo Spano e spero di conoscere anche te di persona. Ti mando un super abbraccio, buon lavoro, a prestissimo. Grazie, anche a te. Un saluto a chi ci ha visto, ascoltato. Ciao. A tutti.